Volevo subito dare un'indicazione al mio presidente nazionale. Mi sono messo le scarpe nere, non colorate, Gianfranco. Allora, ho solo 5 minuti a disposizione, non dispongo dunque del tempo necessario per sottoporvi le tante idee, proposte, riflessioni e anche criticità che in questi ultimi anni come componente della presidenza milanese ho notato, vissuto con positività ma anche purtroppo con alcune piccole negatività. Non voglio indicarvi ora e qui, e l'avete già capito, cosa si è fatto e spesso cosa non si è fatto. Non ne ho tempo e dunque questa è la mia visione per i prossimi anni della vita politica e organizzativa dell'ANPI Milano, ma naturalmente dell'ANPI in generale, con un logico riflesso poi per l'ANPI tutta. Grato anche allo stimolo del documento congressuale nazionale, che trovo davvero una base per ampi orizzonti di vita associativa da percorrere. È dal 1975 che sono iscritto all'ANPI. Non posso dirvi qui il perché, ma chi vorrà poi chiedermi perché e come è possibile, sono completamente a disposizione. La mia storia di figlio di partigiano, di familiare di uccisi dai fascisti, non posso raccontarvela adesso, ma questa è una premessa utile per capire la mia vita nella grande famiglia dell'ANPI. Non ho timore di dirvi una vita ampica anche di gioia, di voglia, di lavoro come volontario, di entusiasmo, di relazioni, occasioni di crescita culturale, politica, civile e di impegno come antifascista. Grazie soprattutto alle mie radici, ai miei partigiani, alle mie partigiane, che ancora una volta ringrazio per tutto quello che hanno fatto per me, ma concedetemelo per tutti noi. Allora ecco un titolo per questo mio scritto: Coraggio Ampi. Me l'hanno insegnato loro, non ho timore di dire che titubanze, diffidenza, subi giochi di posizione, negazioni, artifici di alleanze, ristrette di una vecchia politica che in Ampi non dovrebbero esistere, mi hanno sempre indispettito. Ho sempre pagato il conto, anche da solo, seduto nell'angolo del colpevole, il disturbatore della buona armonia. Per me Ampi è anche fatica. E anche e soprattutto qualche volta essere in disaccordo da chi decide. Importante è sempre il confronto, ma soprattutto poi il decidere insieme. Non arrivare poi quando tutto è già deciso. Mi piace sempre di più, spesso e volentieri, il ruolo di coordinatore che di presidente, e lo faccio nella mia sezione. Mettere insieme, trovare una sintesi, ricordarsi cosa è ANPI, poi decidere cosa diventare, voglia di relazionarsi per trovare poi strade comuni. Intanto lo sappiamo che se non noi ampi siamo abituati a stare imperve, spesso da soli e sempre con scarpe rotte, eppur bisogna andare. Il grigio dell'indifferenza in ampi per me è una colpa operativa, soprattutto nei dirigenti. Invidio chi ha sempre ragione, io spesso ho molti, tantissimi dubbi. Fiumi di parole, bellissime proposte. Poi mi guardo indietro e vedo che non sempre sono solo propositi, che difficilmente diventano realtà. Il faremo non mi è mai piaciuto. Mi piace il fare, anche facendo fatica, senza continuo dire come sono stanco, anche perché io potrei subito, da maramaldo quale sono, rispondere: ma allora perché non deleghiamo? Perché non deleghi? Perché non lasci gli spazi a chi idee, energie, voglie, proposte, che poi sono semplicemente quelle che ANPI da sempre indica. Spazio ai giovani, aiuto a chi soffre, la gente del mondo, le aperture e mai le chiusure, mai questo sì e questo no. Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia commessa contro chiunque, in qualsiasi parte del mondo. Già avete capito che cos'è il cesarismo della pagina 11 del documento congressuale nazionale. Il deve escludersi qualsiasi atteggiamento predicatorio paternalistico, pagina 39. Il continuo a sognare, io continuo a sognare il pluralismo, contrastando in modo energico personalismo e provincialismo, evitando che pur il salutare confronto dialettico si sclerotizzi su posizioni pregiudiziali e contrapposte, laddove è responsabilità di tutti, in primo luogo dei organismi dirigenti, pagina 43 del documento congressuale nazionale. In estrema sintesi, il confronto, il ragionamento degli iscritti, il ragionamento con tutti, ma soprattutto in primis con la base, con gli iscritti, con le sezioni più lontane, più distanti, là dove ci sono i problemi, pochi iscritti, difficoltà del territorio, poca vitalità, dormienti su vecchie posizioni,
con degli schemi che non sono più dell'anno 2022, non servono più a nessuno. Immaginiamoci ad ampi, non certo prima degli altri, che poi i centri di potere, gli amici degli amici, i piccoli portatori dei libri, sono certo che alla lettura di tanti capitoli del documento congressuale nazionale a qualcuno si sono rizzati i capelli in testa. Aiuto, che cosa sta succedendo? Occorre rinnovare gruppi dirigenti con l'approvazione di giovani e di donne. Pagina 42 del documento congressuale. Ecco un ragionamento da non inquinare, ecco il futuro di ampi, di tutti i giovani che si avvicinano, si iscrivono, costituiscono sezioni nuove, portando nuovi ragionamenti, tematiche, proposte di operatività, che poi i dirigenti avveduti devono prendere in considerazione, non contrastare, non nascondere. Basta insicurezze, torno a prima, coraggio ampi, non dobbiamo avere paura. Potrà portare piacere a noi, ma non di certo la nostra sensazione aver paura, tanto lo sappiamo bene che tutti noi siamo ampi, non possiamo cambiare la nostra legge morale, è ben salda dentro di noi, come l'albero che cambia le foglie e conserva le radici. Cambiate le vostre idee e conservate i principi. E qui con commozione voglio ricordarmi e ricordarvi Carla Nespolo. Il suo pensiero e il suo affetto mi manca. Il suo confrontarsi con tutti senza paura, senza sottofugi, era per me fonte d'acqua fresca a cui abbeverarmi ogni giorno, anche perché vi assicuro che per me ampi è casa mia dal 2001, dopo il G8 di Genova, quando mio padre mi disse: è finita la tua gioventù. Certo non anagrafica ma politica, ora è giunto il momento di ricordarti tutto quello che ti ho insegnato e di aiutarmi, aiutare la tua famiglia più ampia. Così potete anche capire la mia passione, la mia volontà, anche se molte volte mi sono trovato in difficoltà. E allora grazie alle compagne e compagni della mia sezione, tutte le compagne e compagni di tutta Italia con cui ho discusso, ragionato, conosciuto e apprezzato pensieri e congressi, nelle conferenze, nelle feste, e quanto mi manca la festa nazionale dell'Ampi, che quando nel 2020 dovevamo farla qui a Milano, e vi assicuro i miei salti di gioia per una simile bellissima prospettiva, in netto contrasto con qualcuno che alzava il muso lungo e che invece la considerava un problema. E lì ritorno evidente nel punto, apriamoci, relazioniamoci, senza se e senza ma. Chiudo, lo confesso, qualcuno naturalmente lo considerava una pecca, ma nella mia vita ampi mi sono sempre quasi sempre divertito e ho sempre cercato il lato positivo, la voglia di stare insieme, la volontà di costruire, non distruggere, le feste, e tanti di voi lo sanno bene quando c'è possibilità di stare insieme, uniti in ampi, e questa ampi lo propone, lo stimola, lo costruisce. Io in tal senso mi sono sempre proposto per esserci, contribuire, partecipare. Non mi interessa la retrovia, non basta, spesso e anche da solo io c'ero. Più è difficile, più mi stimola ad esserci. Le feste delle sezioni anche più piccole, tra le montagne, nei piccoli borghi più lontani di Milano, le manifestazioni nazionali, i raduni, lo stare insieme, questo davvero mi aiuta perché ci si sorride e ci si stringe le mani. Ho avuto la fortuna di conoscere tante partigiane e tanti partigiani, tante bellissime persone. E quale migliore occasione era di formazione è stata proprio quella di conoscere, abbracciare, stringere mani, discutere. Certo, ma anche ballare sulla notte di una bella canzone partigiana, cantare a squarciagola senza timore, bella ciao. In compagnia, dividere il pane, citando Mario Rigoni Stern, cum panis. Portare con orgoglio la bandiera della mia sezione, dove non per nulla vi sono ben 36 stelline ricamate, una per ogni caduto partigiano del mio quartiere, del mio territorio, ognuno ha una storia che conosco, e poi il mio oltrepopavese, altre storie, altre memorie. Perché mi domando, perché queste fatiche, se sono da considerare fatiche, per me non lo sono, perché tanti dirigenti, tanti di voi non le accettano? Ma dai, non abbiate paura, muovetevi, agitatevi. Muovetevi da soli, non state lì sulla scrivania, adesso c'è la mania del divano, a scrivere il messaggino, la telefonata, il chiudere non certo aprire. Non serve solo il palco, il ruolo, il dire, serve anche ascoltare, guardare negli occhi, appunto il confronto.
Devo per forza concludere. Avete capito che avrei tantissime cose da dirvi, ma se avete voglia di continuare a sognare con me potete darmi ancora la vostra fiducia, ma potete soprattutto non farmi mai sentire solo. Ho tante idee per la mia bellissima AMPI. La mia visione è un'organizzazione precisa per un immediato agire sui mali del mondo che ogni giorno ci sorprendono spesso amaramente. La formula dell'aiuto concreto verso gli altri, stare dalla parte di chi non ce la fa, aiutare chi è in difficoltà, sempre fianco a fianco e mai uno davanti e uno di dietro. La formazione non è solo quella storica, ma è anche quella dell'essere ampi nella burocrazia, nelle relazioni e tutte le relazioni. La pandemia, il mondo della scuola, del lavoro, ho finito, sono quattro righe. Il mondo del lavoro, la politica, le piccole cose che noi ha fatto diventare realtà. In Milano, ad esempio, e porto piccoli esempi, il tampone gratuito sospeso, le raccolte e le solidarietà reali, i soldi, i prodotti, la presenza, ai lavoratori licenziati in lotta per il loro futuro davanti alle fabbriche, le campagne d'aiuto verso i migranti, senza tetto, le scarpe, un pasto caldo, un sacco a pelo, e non le relazioni concrete per un documento, per un lavoro, la Costituzione in tutte le lingue del mondo. Essere sempre disponibili senza mugugni e sbuffi. I semi piantati diventeranno fiore. Posso citare Sergio Endrigo, per fare un albero ci vuole un fiore. E poi ricordare Carlos Muraglia con il suo schiena dritta e sguardo verso le stelle. Con dignità e speranza. E a chi mi dice che non sono compiti dell'AMPI, che ci sono già altri che lo fanno, io rispondo: leggetevi bene il documento del congresso nazionale e poi ne riparliamo. Non serve sistemare la punteggiatura, serve rimboccarsi le maniche, questo è da sempre il mio modesto parere. Sarò anche in minoranza, ma so che in giro per tutta l'Italia ci sarà sempre qualcuno, qualcuna iscritta, iscritto all'AMPI che mi regalerà un sorriso, un sogno, una speranza. Io sono disponibile, usatemi pure, ormai è la mia vita. Sono ambizioso, non sto nel mio angolino, sarò forse indisponente, ribelle, ma sta a voi, cari compagni e cari compagni, decidere cosa fare di me. Io vi ripeto, coraggio ampio. Allora, i partigiani avevano, mettendo un po' di sabbia negli ingranaggi, fermavano treni in corsa, e che anche se in minoranza e difficoltà, anche regalandoci la loro vita, ci hanno regalato la voglia di cambiare, di essere uomini e donne liberi. Pietro Secchi, l'ultima citazione, nella sua resistenza accusa scriveva di non temere l'agire per la pace, l'agire per un mondo migliore, l'agire, e chi se non ampi con simili maestri non dobbiamo aver paura d'agire. Grazie a tutti e a tutti, ricordatevi, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. Grazie.